Come abbiamo spesso evidenziato, la corrente parentesi stagionale permetterà di capire anche quali siano gli aspetti sui quali provare a intervenire nel corso del calciomercato di gennaio, quando anche ai piani alti di Trigoria dovranno essere bravi al concretizzare qualche operazione che permetta di ovviare almeno ad alcune delle varie defezioni palesate dalla squadra di Mourinho. Quest'ultima si è distinta per un inizio di campionato difficile e macchiato anche da una serie importante di infortuni, per i quali Tiago Pinto e colleghi potrebbero essere portati a trovare gli scenari giusti per ben migliorare lo scacchiere e le sue risorse. A preoccupare, in particolar modo, sono le condizioni di Chris Smalling, da anni pilastro della squadra ma risultato a disposizione fino a questo momento solamente nelle prime tre giornate di campionato. Dalla sconfitta con il Milan in poi, l'ex United non è più tornato utile alla causa, alla luce di problematiche fisiche che gli stanno impedendo di tornare in campo. In tale ottica, dunque, si leggano i recenti ma ormai noti aggiornamenti relativi ai possibili rinforzi da concretizzare a gennaio. Per il mercato invernale, come si ricorderà, la Roma ha infatti messo gli occhi su alcuni profili che permettano di apportare modifiche e migliorie al terzetto arretrato, ben ovviando ad un'assenza prolungata e rispetto alla quale non si può restare inermi. Gli interessi della Roma potrebbero però intrecciarsi anche con la delicata situazione del Bayern Monaco, reduce da una serata storica quanto negativa ieri, macchiata ulteriormente dall'infortunio di De Ligt. In occasione dei sedicesimi di finale della Coppa di Germania, la compagine di Tuchel è caduta a dir poco in modo sorprendente contro il Saarbrücken. Nella gara contro la squadra della regione tedesca del Saarland, Müller e colleghi si sono visti rimontare dopo il vantaggio acquisito nei primi minuti della partita. Quest'ultima, come dicevamo, è stata contraddistinta anche dal serio infortunio di De Ligt, che ha portato l'ex Juventus a lasciare il campo in seguito ad una problematica al ginocchio che parrebbe a dir poco seria. In attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni, tale situazione potrebbe certamente amplificare la ricerca dei bavaresi di un rinforzo in difesa, per il quale si stava muovendo qualcosa già negli scorsi giorni. Tra i vari monitorati, si ricordino anche i nomi di Die e Shaloba, accostati anche alla Roma nel corso del recente passato, e circa i quali il Bayern Monaco potrebbe adesso approfondire in modo maggiormente veemente discorsi finalizzati all'allungare quantitativamente e qualitativamente un reparto che, con ogni probabilità, pare destinato a perdere De Ligt per non poco tempo. 2. Totti pronto a tornare alla Roma? Mi piacerebbe con Mourinho, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera a Walter Veltroni, Totti è tornato a parlare dell'epilogo della sua avventura con la Magica. Mi dispiace com'è finita. Ho passato 30 anni con la Roma, rinunciando ad altri ingaggi senza farlo pesare. Ho detto no al Real Madrid per quella maglia. La verità è che nel calcio, quando non servi più non c'è più rispetto. Nonostante i dispiaceri passati, nel suo futuro ci sono ancora speranze a tinte giallorosse. Francesco Totti, al netto dei dispiaceri per come è finita la sua storia, non ha mai chiuso la porta ad un suo ritorno alla Roma. Le condizioni affinché ciò accada, tuttavia, sono ben definite. L'ex capitano giallorosso ha ribadito: mi piacerebbe tornare, ma con un ruolo definito. Mi piacerebbe soprattutto con Mourinho. È il numero uno e lo stimo molto. Non voglio chiedere, alla Roma sanno che se hanno bisogno di me, per cose serie, mi fa piacere dare una mano. Altrimenti amici come prima. Insomma, solamente con un ruolo che possa valorizzare le qualità di Totti. Molto interessante anche il passaggio relativo a Luciano Spalletti.
un rapporto che era iniziato meravigliosamente e, poi, è terminato in maniera clamorosa. Se lo incontrassi lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Tra noi c'è un profondo legame, quello che abbiamo passato insieme quando arrivò da Udine è irripetibile. Nella fase finale il nostro rapporto è stato condizionato da fattori esterni e non ci siamo più capiti. Vederlo adesso CT della nazionale, comunque, fa piacere all'iconico numero 10. È forse il più bravo allenatore in Italia, sapevo che avrebbe impresso una svolta. Si vede che in campo si divertono, i risultati verranno.